Va ora in onda la rubrica Un salto in cucina. Idee e informazioni per ricette gustose, veloci e sane. A cura di Romina Garelli. Buon ascolto. Cari ascoltatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento Un Salto in Cucina. Ebbene, oggi penso proprio di stupirvi, perché non è vero che nel mangiare vegetariano ci si privi di certi piaceri. Anzi, l'abbinamento di diversi alimenti vegetali ci permette di scoprire gusti sempre nuovi e soprattutto salutari. Oggi voglio presentarvi la carruba. La carruba è il frutto del carrubo, un albero sempreverde originario dell'Arabia e diffuso nelle regioni mediterranee più calde. È una pianta molto imponente, pensate che raggiunge anche 10-12 metri di altezza. Dotata di una folta chioma verde scuro, ha una crescita lenta e per questo la sua longevità è molto alta, infatti può arrivare fino a 500 anni. La carruba si sviluppa in primavera, è di colore verde chiaro e diventa marrone scuro a maturazione completata, verso settembre-ottobre. Pur essendo un legume, a differenza delle altre leguminose, contiene in prevalenza carboidrati. Ha un sapore molto dolce, tanto che ricorda quello del cacao. Per questo è considerata come il suo migliore sostituto ed è ottima da consumare quando si ha voglia di dolce senza però esagerare di grassi e calorie. A differenza del cioccolato e del cacao, la carrube non contiene caffeina e l'assenza di sostanze psicoattive rende la carruba ideale soprattutto per chi soffre di allergie o ipersensibilità verso queste sostanze. Inoltre contiene 3 volte più calcio del cacao in polvere. Interessante sapere che esercita anche un'azione antisettica sui batteri del tubo intestinale ed un'azione riequilibrante della flora batterica dell'intestino. E la cosa più importante è che è senza glutine, per questo può essere consumata senza problemi dai celiaci. Le parti principali utilizzate della carrube sono il frutto, dalla cui polpa si ricava la carruba in polvere, e i semi, da cui si ricava una farina utilizzata come addensante in pasticceria. Questa farina è un prodotto assolutamente naturale, perché non contiene né conservanti, né coloranti, né additivi e tantomeno zucchero, ma ha un alto contenuto di proteine, vitamine e sali minerali. In più è povera di grassi e di sodio ed ha anche una buona percentuale di fibra e di pettina. La farina di polpa di carrube, da non confondere con la farina di semi di carrube, può essere utilizzata in sostituzione del cacao per torte, ciambelle, budini, creme, gelati, marmellate e tutti questi preparati. Inoltre, mescolandola con la farina di grano duro, si può utilizzare anche nella preparazione di pasta fresca, come tagliatelle, gnocchi, ravioli, eccetera. Mentre la farina di semi di carrube, talvolta la trovate indicata con la sigla E410, è utilizzata soprattutto nei prodotti dietetici poco calorici e spesso impiegata come addensante in molti alimenti, quindi nei gelati, nelle salse, nei formaggi e prodotti vari. La carruba è molto utilizzata dalle industrie alimentari, quindi oltre ad acquistare la farina per realizzare specialità casarecce, in commercio si possono trovare biscotti, sciroppi, basi per il gelato, barrette dietetiche e creme spalmabili già pronte, in particolare nei negozi bio. Mentre invece il frutto della carruba
si può trovare al mercato sui banchi della frutta secca, nelle feste di paese, nei negozi specializzati in sementi e frutta secca o nei negozi di alimentazione biologica. Nelle regioni dove è maggiormente coltivata, come ad esempio Sicilia, Puglia, Sardegna e alcune zone della Campania, la si può acquistare direttamente dalle aziende agricole, che spesso la utilizzano come mangime per animali. E qui mi vengono in mente i cavalli che mangiano la carruba. E non si può dire certo che non si nutrano bene. E ora vediamo come utilizzare la carruba in cucina. Quindi, cari ascoltatori, vi invito a prendere carta e penna per scrivere la ricetta. Siete pronti a scrivere? Perché oggi vi lascio una dolce ricetta. Oggi prepariamo la torta al cioccolato con sola farina di carruba, senza farine e senza zuccheri raffinati, senza latticini, senza uova, senza glutine, con basso indice glicemico. Ma allora vi chiederete, con cosa prepariamo questa torta? Scriviamo gli ingredienti. ...200 g di farina integrale di polpa di carruba, ...80 g di zucchero di cocco integrale, ...75 g di olio di semi di girasole, possibilmente spremuto a freddo, ...220 g di acqua naturale, ...100 g di cioccolato fondente con minimo il 70% di cacao, un cucchiaio di bicarbonato di sodio, un cucchiaio di lievito biologico o cremor tartaro, 3 cucchiai di aceto balsamico. E veniamo alla preparazione. Sciogliamo a bagnomaria il cioccolato fondente. Da una parte mescoliamo in una ciotola tutti gli ingredienti secchi, in un altro recipiente amalgamiamo tutti gli ingredienti umidi. Uniamo ora gli ingredienti secchi con quelli umidi, girando lentamente. Versiamo anche il cioccolato fuso e creiamo un composto uniforme. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi, ma non nel forno ventilato, mi raccomando, e cuociamo per 40 minuti. E la torta è pronta. Facile, no? È anche molto gustosa. E, come potete vedere, il procedimento è molto semplice. Ebbene, in questa puntata abbiamo parlato della carruba e delle sue qualità. Se desiderate ricevere queste curiosità o vi è sfuggita la ricetta, potete scrivermi a unsaltoincucina.rvs@libero.it. E con questo, Romina vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Salto in Cucina. Quindi non mi rimane altro che augurarvi buon appetito. Avete ascoltato Un Salto in Cucina. Idee e informazioni per ricette veloci, gustose e sane. Ha curato Romina Garelli.